Signora Daniela Prevedini, siamo qui, una mostra dal titolo curioso, Donne di carta, come mai? È nata l'idea di questa mostra Donne di carta, chilometri zero, perché ci siamo trovate una sera con le signore che hanno questi materiali e abbiamo deciso per Ferragosto di cambiare un po' quest'anno, di fare questa mostra qua. Questa mostra è stata fatta, allestita, diciamo, da dei giovani ragazzi che ci hanno dato la loro buona volontà, da dei designer che hanno voluto partecipare volentieri a questa nuova tipo, diciamo, di mostra. E abbiamo recuperato tutto il materiale che avevamo qua a Bardi in loco, quindi dai cavalletti alle teche, tutte queste cose qui, e poi Donne di carta, perché in realtà è fatto su dei quadri, quindi di carta, con delle cartoline d'epoca del 1800-1900, segnalibri recuperato con figure di donne in giro per, diciamo, per il mondo, tutto dove comunque la signora era, diciamo, interessata a questa cosa qua, e quindi di conseguenza ci siamo, diciamo, un po' innamorati di questa nostra idea, per cui abbiamo proposto questo nuovo tipo di mostra e quindi insomma. Come si entra, vediamo tre signore di carta. Esatto, tre signore di carta, che sono tre signore di Bard. Sono due del passato, una maestra del passato che viveva a Bard, non ha mai insegnato a Bard, ma viveva a Bard. Una signora che è defunta e una terza signorina, diciamo, che è, diciamo, la nuova leva. E quindi di conseguenza abbiamo fatto un angolo dove questa signora sempre gentilmente ci ha disegnato i visi di queste tre donne, perché abbiamo preso delle vecchie fotografie e questa signora ce l'ha ridisegnati con delle matite, con dei metodi particolari, per questa signora la Iris è una signora molto meticolosa, che quindi dipinge proprio in modo molto minuzioso. Ecco, la signora Iris ha eseguito molte opere, ho visto anche, sì, che sono, sì, di là, sì, le stiamo guardando. Intanto vogliamo dire qualcosa? Allora, questa signora qui in realtà non ha mai esposto, è la prima volta che espone. La signora Daniela Bongiovanni, che è una sua amica, si è innamorata dei suoi quadri perché li ha visti esporre e quindi ha, diciamo, l'ha convinta ad esporre per la prima volta qui a Bar, mentre le altre signore sono tutte collezioniste, che anche loro negli anni si sono collezionati le cartoline di un tempo tutto sulle donne. Un altro sono gioielli, antichi gioielli, nel senso riproduzione di antichi gioielli delle dive, e anche queste signore siamo riuscite a convincerle e a portarci la loro parte dalla loro collezione, e quindi di esporla qui a Bar. Da questo quaderno che lei mi sta sfogliando, che cos'è? Cioè, ha 100 anni. Questo quaderno ha 100 anni, anche questo l'abbiamo trovato, ce l'avevano in comune con quello, l'abbiamo ritrovato qua, e tutta gente che ce l'ha, diciamo, chi in casa, chi ha le cose del passato, ed è un quaderno di scuola di questi allievi che c'erano a Bari, quindi erano, diciamo, un quaderno delle scuole elementari che abbiamo messo in mostra per far vedere che anche queste sono tutte cose ritrovate qua. Allora diamo appuntamento ai nostri amici che verranno a Bardi. Io spero volentieri. Allora, abbiamo aperto la mostra al 31, fino al 15 di agosto è aperta tutti i giorni, siamo qua, l'entrata è libera, l'ingresso è libero, se vengono ci fanno piacere, e il 14 e il 15 c'è la festa patronale, quindi di conseguenza ci saranno anche delle manifestazioni, il mercatino, il 14 sera ci sarà una serata con Fabrizio Gianotti in concerto in piazza, e poi ci saranno i mercatini medievali. Grazie mille. Salve, grazie.